planethotel.net e Progetto Turismo SRL hanno organizzato una giornata di studio nazionale dedicata all'urban design e all'hotel industry, delle tematiche fondamentali, principali, da cui partire per far rinascere l'industria alberghiera italiana. Siamo con il presidente di Progetto Turismo SRL, Emilio Valdameri, al quale facciamo subito una prima domanda spiegandoci il perché la competitività italiana nel settore alberghiero è calata del 5% negli ultimi 10 anni, quando invece il turismo in realtà continua a crescere e gli arrivi sono in aumento. Beh, in realtà è calata più del 5%, il 5% è solo la componente relativa al numero dei pernottamenti, è calata del 5% perché in questi ultimi 10 anni il numero dei posti letto disponibili nel settore ricettivo italiano, in particolare in quello alberghiero, è aumentata più del numero dei turisti che hanno pernottato in quei letti. Quindi vuol dire che il rapporto tra l'occupazione di questi letti e il numero dei turisti è peggiorato del 5%, quindi il numero di pernotti in ogni anno in ogni struttura è peggiorato. Poi c'è una seconda componente che in realtà è molto più grave e molto più pesante, e è quella strettamente economica, cioè dal 2001 la nostra bilancia dei pagamenti, cioè le nostre entrate valutarie legate al turismo, sono rimaste sempre le stesse, e quindi con un numero aumentato di presenze vuol dire che ogni turista spende sempre meno, e quindi spende sempre meno prevalentemente negli alberghi, quindi la perdita di competitività delle nostre strutture alberghiere ha questi due componenti: meno presenze per ognuna delle strutture e meno ricavi, il che ovviamente si traduce in una riduzione del margine dell'utile. Come causa appunto di questi risultati negativi c'è anche il fatto che nel 2001 è stata introdotta la legge 135 sul federalismo turistico. Come vede appunto questa legge paragonata anche al calo, alla stabilità del fatturato del turismo alberghiero? Beh, in realtà il problema non è il fatto che la legge 35, che delega alle regioni la competenza in ambito turistico. Il problema è che è stata introdotta nel 2001 senza che le regioni fossero preparate a gestire questa problematica, e quindi si sono trovate del tutto con le mani in mano, nel senso che non avevano le risorse, non avevano le professionalità, avevano assessori che erano abituati a gestire determinate competenze e non altre. Quindi c'è stato un periodo estremamente lungo nel quale non sono riusciti a lavorare, ma soprattutto non sono riusciti a mettersi d'accordo su niente. Quindi oggi abbiamo, per assurdo, delle regioni che hanno legiferato in maniera diversa dalla regione limitrofa, e quindi si creano spesso e volentieri delle distonie tra i turisti che trovano delle leggi in Piemonte ed altre in Lombardia. Per assurdo, vi faccio solo l'esempio degli appartamenti per vacanza, dei residence, dove in Piemonte si poteva pernottare per una sola notte, in Lombardia il minimo era 7 notti, quindi lo stesso prodotto attraversato un confine inesistente tra Piemonte e Lombardia creava questo problema. Il secondo problema molto grave è il coordinamento tra quello che deve decidere lo Stato e quindi tutto il resto della trasversalità, leggi finanziarie, leggi legate allo sviluppo economico, mal si coniugano con delle esigenze locali che invece devono puntare su altri fattori. Quindi ne emerge un turismo che è caratterizzato da una cattiva organizzazione sia dall'amministrazione pubblica ma anche dagli investitori o gli albergatori stessi, che si trovano a realizzare alberghi e camere alberghiere quando in realtà la domanda non ne fa richiesta. Siamo in una giornata di studio in cui appunto, oltre ai problemi, vogliamo anche trovare delle soluzioni. Quali sono appunto i suoi suggerimenti per far fronte a queste problematiche che l'industria italiana ormai sta attraversando anche da diversi anni? Sono sempre quelli alla fine i problemi che emergono: una cattiva organizzazione, un cattivo rapporto anche tra pubblica amministrazione e privato, e finanziamenti che non ci sono. Quali sono i mezzi per cercare di risolvere queste problematiche? Rispetto a quello che è stato detto, è che in realtà non c'è bisogno di alberghi nuovi, ma c'è bisogno di nuovi alberghi, cioè bisogna cambiare il concetto e quindi rimodernare le nostre strutture. Come poterlo fare però in una realtà nella quale spesso queste strutture sono, diciamo, obsolete, non hanno più i connotati per competere
a livello internazionale. Per favorire questo cambiamento noi abbiamo individuato un paio di soluzioni che in realtà sono veramente a costo zero per la pubblica amministrazione. E una è quella nella quale, secondo la logica internazionale di sviluppo alberghiero, la location è fondamentale, cioè dove un albergo viene costruito è uno degli elementi prioritari di scelta per lavoro e anche per vacanza. Quindi obbligare attraverso degli strumenti legislativi come i piani regolatori a costruire quell'albergo esattamente in quella posizione è controproducente. Bisogna creare invece le condizioni perché quell'albergo lo si costruisca, ma magari non in quel punto, in un punto più idoneo, più adatto, magari dello stesso ambito provinciale, urbano, cittadino o della destinazione turistica. E quindi qui si tratta semplicemente di cambiare le regole del gioco, senza che però questo comporti alcun costo per la pubblica amministrazione. Si creerebbero delle situazioni migliori. Il secondo è quello che, per favorire la ricettività che ancora vuole rimanere sul mercato, bisogna favorire a dismettere da uscire dal mercato quelle strutture che non sono più in grado di competere. Questo però non deve essere fatto perché altrimenti si rischierebbe una speculazione immobiliare scellerata, deve essere fatto in maniera onerosa e a vantaggio anche della pubblica amministrazione. Cioè, se tu sei un albergo piccolo che non reggi più, che non funzioni e che vuoi uscire dal mercato, io te lo lascio fare. Parte del vantaggio economico che ne deriva per te per aver abbandonato una realtà non remunerativa deve tornare nelle casse sociali, quindi della pubblica amministrazione, che però cosa deve fare? Li deve mettere a disposizione in un modo o nell'altro del comparto turistico che rimane sul mercato e quindi favorire il trasferimento di queste volumetrie ad altri alberghi esistenti gratis, senza oneri, anzi magari finanziandoli. E pensa che l'Italia sia pronta ora per attuare queste modifiche, questi cambiamenti anche con il nuovo governo in cui si ripone fiducia, visto che è più legato al mondo economico, quindi è un aspetto tecnico della situazione. Ringrazio della domanda per fare gli auguri di benvenuto e di buon lavoro al nuovo ministro Gnudi, che peraltro su questi specifici argomenti avrà ben poco da poter decidere perché la competenza è e rimane fino a prova contraria delle regioni. È chiaro che il governo può e deve dare degli indirizzi organici che siano applicati, recepiti e applicati in tutte le regioni. Temo che le regioni non siano ancora pronte del tutto a accettare questa sfida, perché l'abbiamo visto anche questa mattina dal dialogo, c'è sempre il timore nell'uscire dallo status quo. Le nostre città, la nostra architettura, i nostri palazzi spesso e volentieri rimangono così come sono solo perché nessuno si prende la responsabilità perché vengono abbattuti, rifatti, ristrutturati o riposizionati. Quindi secondo me più che predisposizione ci vuole coraggio, ma un coraggio che tanti altri paesi e tante altre città hanno applicato con grande successo e i risultati sono qua che lo possono dimostrare.